Con tanti saluti all'Accademia delle Belle Arti Calcistiche, lo stellone nerazzurro vola a più 4. Berti saluta dalle tribune e Mandorlini si merita un bacione dalle suffragette del tifo. È il salvatore della patria. Fanna si è fatto male durante il riscaldamento e così Verdelli gioca libero, mentre Mandorlini è impegnato in avanti. La panchina dell'Inter è corta, anzi cortissima. La Lazio è ben disposta e sulle palle alte Serena la vede poco contro i lunghi biancazzurri. Il centrocampo capitolino è un osso duro. Insomma, per oltre mezz'ora i nerazzurri si dannano contro l'apparato avversario. Pin e il brillante Di Canio non danno molta requie agli interisti. Sono segnali molto minacciosi per la capolista. La partita è dura, forse troppo. Il gol di Diaz annullato per fuorigioco è il preludio a quello buono, che Mandorlini segna così. Per l'Inter un vantaggio che fa scattare la molla psicologica e la squadra di Trapattoni cercherà vanamente il colpo del KO. Il vecchio gladiatore Chinaglia nell'intervallo dice al microfono di Sandro Ciotti. Sì, la Lazio sta tenendo il campo benissimo, anzi le marcature sono azzeccatissime, peccato per questo disguido che è successo nel gol, però la Lazio sta tenendo bene il campo. Adesso... è molto buono questo Di Canio, Giorgio. Di Canio ha molto futuro, molto, perché è un giocatore che sa andare via in velocità e dribbling, e poi tira anche in porta. Perché poi mi pare che la sua posizione impedisce a Breme di essere particolarmente pericoloso nelle proiezioni sulla fascia sinistra come è abitudine del tedesco. Sì, difatti Materazzi ha fatto questa mossa qua tattica perché sapeva che Breme è un punto di forza dell'Inter di oggi. La squadra nerazzurra si presenta nella ripresa ben intenzionata a chiudere la partita, ma manca il colpo vincente. Serena non è al meglio e Diaz, spesso incisivo, non trova tuttavia la possibilità di andare a rete. Con Rizzolo la Lazio cerca di acquistare peso in fase conclusiva, ma Di Canio, già ammonito, si fa espellere per quella che l'arbitro interpreta come una simulazione. Anche in 10 la Lazio non è arrendevole. L'innesto di Muro dà consistenza alle buone intenzioni della squadra di Materazzi. Zenga è il protagonista del finale, quando la Lazio va vicino al pareggio con Rizzolo e con una punizione di Sosa. Insomma, il muro d'Europa resiste ed il tifoso nerazzurro Moser, specialista in salite, paragona l'Inter a un ciclista. Un corridore che era sempre presente dall'inizio alla fine era certamente Merckx.